però vorrei dire questo. Io sono un numero, cioè sono il 127, nel senso, l'anno scorso 126 cronisti sono stati intimiditi, minacciati, sottoposti a querele temerarie da mafiosi, politici corrotti, criminali, ndranghetisti. Per quelle persone, per quei cronisti, esiste un fondo dell'FNSI, del sindacato dei giornalisti, che li assiste nelle controversie legali, in qualche caso copre le spese, in caso di condanna. Dato che, apro e chiudo parentesi, io temo che questo processo, quando si aprirebbe, ci porterebbe a prescrizione, perché purtroppo, diciamo, molto spesso la prescrizione, con i termini molto corti che la politica ha fatto, porta a vanificare. Non mi aprire altri file, per carità, andiamo avanti. Andiamo al punto. Qual è? Io faccio una proposta. Metta insieme un bel assegno, un bel assegno, magari qualche vitalizio, più di uno, diciamo, più di una mensilità. Un bel assegno lo consegna a questo fondo, in modo che... Quindi tu rinunci a qualsiasi cosa? A me non interessa, io non voglio una lira, non voglio un centesimo. Questo è un gesto importante che mi fa piacere. Allora, però, scusami Massimo, però voglio che l'onorevole Landolfi, lo dico tra virgolette, la paghi. E la paghi però ai cronisti minacciati, a chi probabilmente prende un filino meno di me e un filino meno sicuramente di lei, e che magari a causa di un articolo pagato 5 euro al pezzo sul giornale di provincia si vede minacciato, insultato, intonato, magari licenziato.